dal 1° di aprile e le banche sono già al lavoro per applicare il decreto liquidità. Il presidente dell'ABI Patuelli ha annunciato l'invio della circolare sulle misure di sostegno alle imprese. In questo modo gli istituti di credito possono attuare le norme sulle garanzie pubbliche per i finanziamenti alle aziende in difficoltà, ma a frenare sui tempi immediati è il segretario generale FABI, il sindacato dei lavoratori bancari Lando Maria Sileoni, lo ha sentito Silvia Mobili. Nel momento in cui le banche recepiscono la circolare dell'ABI e la applicano, c'è tutta una procedura, come dire, informatica che va cambiata. Per cambiare questa procedura informatica ci vuole un minimo di tempo, quindi è un problema di organizzazione interna, oltre che un problema di forma e di contenuto. La forma e il contenuto da questa mattina ci abbiamo, manca l'adeguamento organizzativo interno che mi auguro avverrà quanto prima. Dipenderà quindi dalle banche, questo è? Da oggi dipende soltanto dalle banche. Possiamo già dire ai nostri ascoltatori, non potete ancora chiedere nulla, perché voi stessi... Se la clientela prende un appuntamento telefonico, nel momento in cui fanno la telefonata riceveranno tutte le indicazioni, ma noi siamo lì per dare delle risposte e vogliamo contribuire. Ma se i lavoratori bancari che stanno allo sportello, le lavoratrici bancarie che stanno allo sportello non hanno risposte e non hanno indicazioni, cioè non è una loro colpa. La responsabilità sarà delle banche e io mi auguro daranno delle indicazioni chiare in tempi rapidissimi.